Positivo. Riteniamo che il Paese abbia bisogno di risposte in tempi rapidi a questa crisi, perché ha bisogno di un governo stabile e che abbia un mandato di legislatura con un programma chiaro. Io credo che il confronto debba essere fatto ampio, senza veti e sulle cose. Ricoveri, campagna vaccinale, rilancio del nostro sistema economico, emergenza economica e sociale, lavoro dopo la fine di marzo e cosa succederà, quindi sono tanti i temi sui quali confrontarsi. Secondo noi ci sono le condizioni di chiudere questa crisi in tempi rapidi. Presidente, oggi sono stati dei movimenti ancora interlocutori qua in Senato su questo possibile nuovo gruppo. Lei che sensazione ha? Che stia nascendo, che possa nascere e che sia anche un gruppo, come dire, solido, no? Come chiedevo voi, come chiedete voi, come chiedeva anche il Presidente della Repubblica. Ma io non ho partecipato a questi movimenti, comunque so che ci stanno lavorando. Se ci sarà un nuovo gruppo organizzato con una linea politica organica alla maggioranza futura in Senato, questo non può essere che un bene. Tentativi da parte di Matteo Renzi di ingolosire il Movimento 5 Stelle con ipotesi Di Maio Premier, Patuanelli Premier, ipotesi secondo lei possibili sul campo? Per noi oggi l'ipotesi sul campo è quella di reincaricare il Presidente Conte, poi non sta a noi dare indicazioni se non per il gruppo del PD con la nostra delegazione, vedremo le indicazioni che daranno gli altri partiti, soprattutto ci atterremo alle considerazioni conclusive e sagge del Presidente della Repubblica. Ma è un conte a tutti i costi? Non c'è un conte a tutti i costi, io credo che ci sia il buon senso che ci debba guidare, ci guida oggi in quella direzione. Italia Viva la recuperate, si recupera tutta in parte come anche quella, no? Quando io dico che non ci devono essere veti, ritengo che si debba aprire a un confronto a tutte le forze politiche, in particolare quelli che hanno dato vita alla maggioranza che ci ha governato fino a qua e anche altre che possano nascere in Parlamento. E questo è uno dei segnali che chiedete Italia Viva, che non ci sia un veto sul nome di Conte. Ma io credo che se si dice che i veti non ci devono essere, non devono essere né nel confronto con tutti né nell'indicare, diciamo, in maniera ad escludere qualcuno, sia nei singoli ruoli sia nelle componenti politiche. Un governo Ursula con un nome diverso per allargare a Forza Italia è una possibilità? Io la vedo una possibilità molto remota, se devo essere sincero.